Buonasera, Cremona 1 speciale all'inizio di questo anno nuovo come da tradizione per la nostra emittente, una intervista chiacchierata con il prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, che è qui con noi questa sera, lo ringraziamo, grazie signor prefetto. Grazie a voi, buona serata. Anche oggi. Entriamo subito nel vivo, si è chiuso un anno, il 2021, che ci siamo appena lasciati alle spalle, ancora complesso per l'Italia e per il nostro territorio, soprattutto per l'andamento della pandemia. I vaccini stanno funzionando, ma il contagio nello stesso tempo non si ferma. Qual è il suo personale bilancio di questo 2021? Beh, è un bilancio positivo. Positivo perché nonostante le difficoltà, grandi difficoltà, nonostante le preoccupazioni che ci sono state sia da parte del mio ufficio, ma in particolar modo da parte di categorie, di molteplici categorie del commercio, di attività, di servizio che hanno avuto un anno pesante perché è stato sempre limitato. Io immagino l'anno che verrà sicuramente un migliore, perché stiamo uscendo fuori dal tunnel e la luce è abbagliante, mentre magari qualche mese fa si vedeva la luce ma poteva essere confusa dalla luce del treno, quindi è meglio adesso dove si vede che è la luce del giorno. Io sono convinto che l'azione congiunta di tutte le istituzioni riuscirà a dare una risposta importante e di garanzia a tutti i nostri concittadini. Ecco, recentemente, proprio nelle ultime settimane, il governo ha introdotto anche alcune misure ulteriori di rafforzamento per tentare comunque di contenere l'incremento dei contagi. A suo parere sono misure efficaci, quindi che funzioneranno? Sono misure che sicuramente funzioneranno. Sono misure che sono necessarie e necessarie anche proseguire nei prossimi mesi, perché è fondamentale mettere in sicurezza il territorio nazionale e, nel mio caso, il territorio della provincia di Cremona. Realmente in questi mesi, sebbene in televisione si vedessero grandi manifestazioni di No Vax, No Green Pass e quant'altro, nel nostro territorio ci sono state solamente dei vagiti. Sì, piccoli gruppi. Piccolissimi gruppi, e anche moderati nel linguaggio, nell'approccio. Non si può sentire ciò che viene detto in giro dove c'è la dittatura sanitaria. Insomma, no? È inaccettabile, anche perché quando in un paese c'è una dittatura sanitaria o non sanitaria, si è anche liberi di cambiare paese, di andarsene in Svizzera, certo, di andarsene in Inghilterra, come è successo a molti, sono andati via quando c'era una dittatura, quindi non esageriamo. Esatto. E sul territorio, proprio per restare a Cremona, in provincia, lei coordina la sicurezza, in questi giorni di festa saranno incrementati i controlli e in generale come stanno rispondendo i cremonesi proprio per quanto riguarda queste misure ulteriori? I cremonesi hanno dato segnali di grande civiltà, di grande responsabilità e ne sono entusiasta. Entusiasta perché mi sento cremonese e rimarrò cremonese. Le forze dell'ordine, coordinate dal questore, stanno operando al massimo con un'attività bilanciata, senza eccessi, senza forzature, ma con equilibrio. Quindi i riscontri ne stiamo avendo, i report che settimanalmente mando al Dipartimento, al Ministero dell'Interno e ai vari dipartimenti,
ci mettono in luce positiva, anche se siamo stati la prima provincia che ha creato un provvedimento di chiusura per un locale. Certo. In tutto il territorio nazionale siamo stati la prima provincia, ma detto questo poi i segnali... Era un caso comunque... Fortuito, esatto. Anzi sfortuito. Sfortuito in questo caso. E invece, a parte la pandemia, lasciandola un attimo sullo sfondo, se guardiamo al territorio cremonese, alla sua situazione generale, quali sono secondo lei gli elementi di criticità su cui è necessario lavorare per quanto riguarda i prossimi mesi? I collegamenti. Sono stati, diciamo, gli ultimi 6 mesi splendidi. Splendidi perché Cremona sembrava risvegliata, risolta. Anzi, non sembrava, lo è effettivamente. Diciamo che il là è stato dato dall'arrivo del Presidente della Repubblica in questa città e da quel giorno in poi gli eventi, le situazioni, Cremona era quasi tutti i giorni su tutti i giornali nazionali, in televisione. Sembrava una rinascita, realmente una rinascita. Per cui io penso che occorra migliorare in particolare i collegamenti, perché tutto il resto c'è. C'è grande vitalità, c'è grande spinta imprenditoriale, c'è determinazione, c'è voglia di fare. E se riusciamo a velocizzare i contatti, a passare alla fibra, volendo parlare in maniera digitale, ecco, per rendere tutto più veloce, questo arricchirà questa provincia in maniera incredibile. Certo. Ecco, l'ha citato proprio lei, la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in maggio è stata una giornata che resterà nella storia di Cremona. Memorabile. Memorabile perché c'è stata un'accoglienza calorosa che si è prolungata per tutto il percorso fatto dal Presidente. Ed ero testimone. Ed è stato un momento magico dove si vedevano sventolì di bandiere, gente per strada che salutava dalle finestre. Sembrava una festa, una sagra dove tutti erano coinvolti, tutti erano partecipi. È stato il risveglio. Certo, un momento anche di comunità in cui di comunità Cremona... e anche di commozione. Certo. Parlando invece ancora delle criticità, recentemente lei ha voluto insediare un tavolo di coordinamento e prevenzione e monitoraggio delle esche avvelenate. Per quale motivo ha ritenuto necessaria questa scelta? Tutto è nato da un'allerta che è stata data da un sindaco della provincia, dove il sindaco aveva ricevuto una lettera minatoria dove minacciava che avrebbe avvelenato con bocconi avvelenati i cani per reazione a determinati comportamenti probabilmente non molto educati dei proprietari. Questo ovviamente non è stato gradito da nessuno, tantomeno da me, che ho una particolare attenzione per gli animali da compagnia. E forte di un decreto del 2019 del Ministro della Salute, è l'unica prefettura in Italia che ha istituito questo tavolo e dallo studio fatto in alcuni mesi da tutti gli attori di questo tavolo è uscito fuori un vademecum, è stato diffuso, pubblicato, è autorizzato dal Ministero della Salute, dove abbiamo, insomma, in sintesi raccontato cosa succede, come bisogna comportarsi, quali sono le attenzioni e le premure da avere, e c'è cioè, tutto un elenco di situazioni. Questo è avvenuto ed è stato successivamente applicato perché è questione di una settimana fa che ci sono state segnalazioni in questo senso, segnalazioni che immediatamente i carabinieri dei forestali intervenuti hanno gestito e ci sono delle indagini in corso.
Senta, lei è a Cremona dal 23 maggio del 2019 come prefetto e si avvicina, come ha recentemente annunciato, il momento del suo pensionamento. Vuole fare un breve bilancio di questi anni alla guida della prefettura di Cremona? Anni entusiasmanti. Il primo anno è stato un anno conoscitivo della città, dove ho apprezzato le bellezze, la ricchezza, se vogliamo l'opulenza, ma non mostrata, un'opulenza interiore, un grande spiccato senso di altruismo e di generosità verso il prossimo. Sono stato accolto molto bene io pensavo di fare un anno così tranquillo in una città di provincia. E poi è successo dal 22 gennaio il Covid e ha cambiato le vite di tutti, la mia più degli altri, perché mi sono trovato in una situazione dove non ero preparato. Certo. Non ero nessuno preparato, lo ness- era. Nessuno certo. lo era, ma grazie agli aiuti, al rapporto stretto con il sindaco, con il direttore generale ATS, il dottor Mannino, col dottor Rossi, col dottor Canino, abbiamo lavorato e abbiamo affrontato una situazione che non ci saremmo mai potuti immaginare. Abbiamo accolto gli americani con il loro ospedale da campo, a Crema i cubani. Ci siamo mossi tantissimo, io personalmente mi sono incontrato con tutti, a rischio probabilmente, certo, a rischio mio, ma anche a rischio dei miei collaboratori strettissimi che mi vengono sempre a fianco, quindi abbiamo rischiato tutti e vedendo alcune fotografie dell'epoca dove facevamo le riunioni nella sala della prefettura, che oggi contiene massimo 12 persone, eravamo in 40, sì, senza mascherine. Certo. Quindi questo fa capire come stavamo e come siamo riusciti a superare l'onda, lo tsunami che ha cercato di travolgerci, ma certo, se siamo qui vuol dire che non ci è riuscito. Esatto, quindi un periodo molto intenso, un lavoro molto intenso che l'ha fatta anche avvicinare a questa città, tanto che, come ha annunciato, resterà comunque, sì, a Cremona. Resterò a Cremona. Nei prossimi 30 giorni, appena subito dopo l'Epifania, inizierò a fare il giro istituzionale per i saluti, per congedarmi formalmente da tutte le persone e le istituzioni che ho conosciuto e con le quali abbiamo lavorato insieme, non bene, benissimo, e poi dal 31 sera mi sentirò un libero cittadino di Cremona. Ecco, e il suo successore quando sarà nominato? Credo che si attenderà un mesetto circa, tendenzialmente si attende un consiglio dei ministri importante, perché siamo al termine del semestre bianco, quindi probabilmente il Presidente della Repubblica potrebbe lasciare qualche giorno prima e allora occorre aspettare. Le scelte dei prefetti sono scelte delicatissime. Certo, occorre scegliere le persone giuste in modo particolare appunto per territori che devono crescere. Esatto. Per territori che devono crescere e stanno esplodendo, esatto, positivamente. Come Cremona. Come Cremona. Bene. Chiudiamo come di consueto con il suo augurio ai cremonesi per questo anno nuovo. Il mio augurio è che questo anno ci dia serenità e faccia unire le nostre menti e i nostri spiriti in una sola anima, in un solo cuore, tutti per lo stesso identico scopo: vincere la pandemia e far crescere questa provincia. Bene, allora grazie al prefetto Vito Danilo Gagliardi per essere stato con noi e più in generale, visto
la conclusione della sua esperienza come prefetto, anche grazie da parte nostra per il servizio che ha svolto in questa comunità di Cremona. A lui tanti auguri per la prosecuzione della sua vita, adesso con un'altra veste, ma certamente... È stato per me un onore e un privilegio. Bene, grazie signor prefetto e grazie a tutti voi per averci seguito in questo Cremona 1 speciale. Tanti auguri di buon anno.